Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco UV-Oftal. A cosa serve? UV-Oftal ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto VED Y210309. È commercializzato in Italia dall'azienda DMG Italia SRL, sede legale. Informazioni commerciali. Titolare. DMG Italia SRL, sede legale. Concessionario. DMG Italia SRL, sede legale. Categoria di appartenenza. Dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto VED Y210309. Confezioni. UV-Oftal soluzione oftalmica lubrificante fotoprotettiva 10 ml. Indicazioni. Lubrificante, idratante, antiossidante con conseguente attività fotoprotettiva. UV-Oftal ha un medical device indicato nelle situazioni di stress oculare da fonti luminose quali radiazioni solari, UVA/UVB/UVC, VIS, IR o laser dopo intervento di chirurgia refrattiva. Modalità d'uso. Applicare una o due gocce preferibilmente 15-20 minuti prima dell'esposizione alla fonte luminosa e se necessario, a scopo lenitivo, ripeterla ad esposizione terminata. Descrizione e caratteristiche. Soluzione oftalmica lubrificante fotoprotettiva. Avvertenze. Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti. In caso di reazioni avverse, sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicate sulla scatola e sul flacone. Non ingerire il prodotto a sterile fino all'apertura del flacone. Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Non utilizzare il prodotto dopo 30 giorni dall'apertura. Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio, per evitare eventuale contaminazione. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Componenti e ingredienti. Superossido di smutasi da lievito, 3000 UI/mg di proteine, 0,06%, fosfoglucano a marchio registrato carbossimetil, beta-glucano in fosfolipidi da soia, 0,06%, N-idrossimetilglicinato sodico 0,004%, PVM/macopolimero sodico, sodio ed etat, soluzione isotonica tamponata a pH 7,0. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.